Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Gema Gamer. Oggi siamo qui nel video d'apertura dei pacchi settimanali, come sempre, di questa VL. Siamo col profilo di Dakma, che questa settimana ci ha deliziato con un oro 1. Andiamo a vedere cosa troviamo. Speriamo qualcosa di decente, almeno per lui, perché io ormai, raga, ho fatto. Lui ancora sta aspettando la sua mega sculata che deve venire. Allora, pick, dove possiamo trovare tutti i tots. Vediamo un po', primo pick. Neymar, mamma mia, ha trovato Neymar, raga. Ha trovato Neymar. L'avevo detto che gli mancava qualcosa. L'avevo detto io, raga. Secondo pick, l'avevo detto io. E gli avevo detto, fai oro 1, fai oro 1, fai oro 1. Mi è stato a sentire, abbiamo trovato Neymar Tots. Neymar Tots, raga. Oh, sto contento per lui. Finalmente ha un giocatore degno in squadra. Che potrebbe anche usare, vediamo un po'. Beh sì, andrebbe tolto qualcuno in squadra, finalmente può usarlo. Dai, apriamo questi due pacchetti. Sì, cos'è? Un man of the match. Orgil. Che bel pacchetto, raga. Ci sta. Questi rimando tutti ai trasferimenti, che poi se la vede lui. Il profilo è suo. Ultimo pacchetto di quelli della VL. Poi vediamo in Rivals cosa prendere. Un Tots. Abbiamo dato 3 seghe. Pensavo fosse Salah. Magari, raga. Magari. Allora, andiamo tutto questo, mandiamo tutto lì. E andiamo a prendere i non scambiabili nelle Rivals. Non scambiabili. Ottimo. Rank 2, anche lui. Anch'io ho fatto rank 2 questa settimana, raga. Purtroppo mi soffermo, non ho giocato per niente. Veramente per niente. Speriamo che ci portino fortuna. Vabbè, ormai Dakma può stare anche in silenzio perché il suo l'ha trovato. Un altro Tots? Un altro Tots, raga. Onyekuru. Il suo l'ha trovato, raga. Dopo aver trovato Neymar Tots. Lo so che è fine anno, però se lo gode per un mesetto. Se lo gode per un bel mesetto. Per niente, ultimo pacco per lui. Poi passiamo sul mio profilo, dove non troveremo niente, ovviamente. Andiamo, un altro walkout. Back to back, foot birthday. No, Carnibal, Hector Bellerin. Era da tanto che non vedevo questa carta, però l'hanno messa ovviamente con questo aggiornamento. Questa settimana. Ok, raga, allora sistemiamo di questi giocatori e passiamo sul mio profilo. Ok, raga. Allora, Dakma è andata benissimo. Abbiamo trovato Neymar Tots, il giocatore secondo me più forte del gioco, quindi sono contento per lui. Adesso passiamo sul mio profilo, dove non ho pretese, ma vediamo un po' cosa ci esce. Eccoci qui, ragazzi. Siamo sul nostro account. Dopo aver trovato Neymar Tots a Dakma, vediamo noi cosa ci esce. Io qui sto provando a vendere Van der Sar, raga, perché volevo cambiare portiere che gli hanno aumentato il range. Al momento c'ho Blank in porta. Comunque, allora, come ricordiamo, fatto fuori classe 3, 24. Per colpa di una disconnessione non ho fatto 25. Però abbiamo 3 pick, 2 pacchetti con un tozzo garantito, 70k, eccetera, eccetera. Quindi io, raga, dei pick, sono sincero, sto cercando Militao perché volevo cambiare il terzino, togliere Tejes e mettere un DC. Però, anche se mi dà qualcos'altro, vediamo un po'. Primo pick. Allora, io prenderei Oblak per overall, ovviamente. Andiamo secondo pick. Secondo pick. Son! 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 Vai! Sì! Sì! Mi farà da sub, però. Dammi Militao. Do tutti quanti.
Portieri, io li prendo per overall semplicemente perché sto anche facendo la sfida di Ronaldinho per completare, diciamo, il reparto sostituzioni. So che è brutto dire perché c'è gente che lo usa titolare, però quindi sto prendendo overall grossi, quindi overall alti per finire Ronaldinho. Andiamo ad aprire il pacchi qui. Primo pacco. Giocatore Oro Maxi. Walkout, ragazzi. Walkout. Hiro. Brasile. Atleti Lucas. Dovrebbe essere, ok. Vediamo un po'. Lucas Verratti. Mamma mia, che bel pacchetto. Costa poco, questi qua li uso nelle sfide. Costano poco ormai questi giocatori. Questi tutti doppioni in vendita. Io ormai ho tutto il database. Ormai ho tutto il database. Pacchetto tozzo, io chiudo gli occhi, raga. Chiudo gli occhi. Io spero almeno di fare qualche credito. Apro ora. Portiere. Trap. Però è 95. È 95. Vediamo se sotto c'è qualcosa che vale. Almeno sui 100k a testa. Mamma mia che schifo. Mamma mia che schifo. Che schifo. Che schifo. Valgono qualcosa almeno, speriamo. Ah dai, 100k. Ok raga, almeno questo. Non sapevo il valore. 100k quello. Questo qui 50. Questo qui. Sì, manco 100k. Vabbè, raga, abbiamo fatto un 100-250k con questi tre scarti di vita. Però, come sempre, sono crediti. Adesso andiamo a prenderci i non scambiabili in Division Rivals. Vediamo cosa troviamo e chiudiamo questo pack opening, che è stato molto bello. Perché, raga, abbiamo trovato da una parte Son a me e Duck mi ha trovato Neymar, quindi sono molto contento di questo, ci è andata bene. E quindi adesso devo provvedere soltanto a vendere il mio portiere. Comunque, walkout. Man of the match, no? Europa League. Lacazette. Lacazette 89. Buono, vediamo cosa c'è sotto. Guardate quanti oggetti. E quanti doppioni soprattutto? Ormai ho tutti i doppioni, raga. E difficilmente posso vendere questi qui. Proprio può capitare una carta su 10. Infatti, uno. Ormai ho tutto il database di FIFA. Io non scambiabile. È veramente incredibile. Infatti, penso che settimana prossima comincerò a prendere gli scambiabili, che forse conviene un po' di più. Ultimo pacco per noi. Ancora walkout. Oz, Argentina, portiere. Mamma mia, raga, quando ho letto Argentina pensavo Messi. E invece abbiamo trovato l'87 famosissimo Andrada, player, famosissimo player Bono per le SBC. Facciamo la stessa cosa qui, al massimo ve la velocizzo, raga. Bene ragazzi, allora il pack opening si conclude qui. Adesso andrò a sistemare un po' la squadra, che ve la faccio vedere. Non avete visto voi la mia squadra, poi domani se farò qualche cambiamento ve lo mostro. Allora, i miei cambiamenti quali erano? Le mie intenzioni erano quelle di mettere qui Eder Militao, perché ho bisogno di un terzino che sia alto, perché mi fanno troppi gol da questo lato, mentre dal lato di Da Costa sono molto tranquillo. Quindi o Militao o Dumfries, o non so, altro, un altro difensore. E il mio sogno era Ramos Toti. Però, dato il pack opening di oggi, non penso di arrivarci facilmente a Ramos Toti. Mettere in porta un altro portiere che non sia Van der Sar. Oppure tenermi Van der Sar e vedere un po' come fare. Perché tanto Van der Sar l'ho pagato 5,50. Gli hanno aumentato il range, è arrivato a 900k. Quindi io vorrei sinceramente prendere De Gea Toti, che adesso posso prenderlo, che sarebbe tanta roba.
E poi basta, raga. Cioè, se riesco, Van Dijk Tots. Quindi i miei tre acquisti dovrebbero essere finali Militao, Varane, eccetera, eccetera. Van Dijk Tots è un portiere a modo. E poi la squadra è finita, raga. E poi come ultimo CR7 Toti, che può arrivare semplicemente con la vendita di Mbappé, ma ci vuole ancora tempo per accumulare i crediti. E sinceramente, con gli acquisti che devo fare, non penso che riesco a prenderlo. Comunque, andiamo a mettere l'innesto più forte che ci è uscito in panchina, ovvero Son. Guardate qua, tutti i portieri 95, 95. Andiamo a mettere Son qui. Ok. Quindi, raga, abbiamo una panchina di tutto rispetto adesso, anche delle riserve di tutto rispetto. Vedrò un po' come muovermi sul mercato. E detto questo, ragazzi, lasciate un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo al prossimo video, domani metterò il video sulle mosse di mercato della mia squadra. Lasciate un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, ci becchiamo al prossimo video, un saluto da Gemma Gamer, ciao!